Il personale è ridotto rispetto a quello che è previsto dalla dotazione organica effettiva. In più abbiamo praticamente un invecchiamento progressivo degli operatori con una riduzione della presenza in servizio e questo aggrava ulteriormente la situazione. Considerate che l'attività sostanziale del Dipartimento di Salute Mentale si svolge soprattutto sul territorio, fuori dalle strutture. Man mano che si riduce però il personale, le attività progressivamente si stanno portando all'interno degli ambulatori, snaturando quello che è di fatto il ruolo e il mandato della salute mentale.